avevamo proposto a questi signori almeno un piccolo sacrificio. Si votava oggi, voi siete qui senza sapere che poche ore fa si è votata qui alla Camera dei Deputati un'altra delibera vergognosa che grida giustizia. Non gli avevamo chiesto di tagliare i vitalizi a quelli che erano venuti prima, non l'hanno mai voluto fare. Non gli avevamo chiesto di tagliarsi gli stipendi, gli avevamo chiesto per tante volte, non l'hanno mai voluto fare. Non gli avevamo chiesto di tagliarsi le auto blu, non gli avevamo chiesto neanche di tagliarsi la pensione. Gli avevamo solo chiesto una cosa, poche ore fa, e hanno votato contro. Gli avevamo chiesto, siccome in questo paese un cittadino normale ha bisogno di 43 anni di contributi per andare in pensione, è indecente che un parlamentare abbia bisogno solo di 4 anni e 6 mesi per andare in pensione. Gli avevamo chiesto questo, gli avevamo chiesto di eliminare questo privilegio medievale e anche questo ci hanno bocciato con delle argomentazioni ridicole che io ho sentito con queste orecchie poche ore fa qui alla Camera. Ma io non so se troverò lavoro dopo il mio mandato. Ma da lui ho capito! Io non so! Io sono un imprenditore, mi sono versato i contributi, adesso resto senza contributi. Anche noi! La pensione è un privilegio. No, non è un privilegio, è un diritto acquisito e io gli rispondo sempre allo stesso modo. Quando avete massacrato gli italiani con la legge Fornero non c'erano diritti acquisiti, non c'erano età pensionati. La mia generazione, quella nata dopo il 1980, andrà in pensione a 75 anni, questi dopo 4 anni e 6 mesi prendono la pensione a 65 anni e se fanno un altro mandato ci vanno a 60 anni e non l'hanno voluta abolire. Allora, c'è gente che li sostiene. Lo so che c'è tantissima rabbia, ma io non sono venuto qui a dirvi che dobbiamo arrabbiarci ancora di più, io sono venuto qui a dirvi che dopo questo gesto disperato di oggi so che andremo al governo di questo paese. Perché dopo questo atto politico sono finiti del tutto, perché il 15 settembre quando questi signori matureranno la pensione, perché ci arriveranno, ci proveranno ad arrivare in tutti i modi rinviando le elezioni, quel giorno celebreremo pacificamente la fine dei vecchi partiti. Bravo. In Italia. Quel giorno sarà finita. E vi promettiamo una cosa, una sola ve la possiamo promettere qui adesso, che tra i primi atti, se doveste mandarci al governo, tra i nostri primi atti sarà tagliargli tutto lo schifo di privilegi. Adesso qualcuno dice devono ridarci tutto, io ho visto un nostro sindaco, si chiama Fabio Pucci, a Pomezia. Bravo! Mandare a pignorare i beni dei politici che avevano amministrato prima quel comune, prima la serie, quindi si può fare. Però voglio dirvi una cosa, hanno provato a strumentalizzarci in tutti i modi, anche a strumentalizzare questa manifestazione di oggi, strumentalizzeranno il fatto che siamo venuti qui a parlare dicendo che alziamo le folle. Quando li vedete sorridetegli, perché la loro fine politica è vicina.